Professor Mecacci, professore ordinario di psicologia generale presso l'Università di Firenze. Professor Mecacci, parliamo del principio vygotskiano di area di sviluppo prossimo. Di che cosa si tratta? È uno dei concetti più noti, più diffusi di Vygotsky anche nella psicologia occidentale. Per semplificare questo concetto, partiamo dalla distinzione che fa Vygotsky tra sviluppo attuale e sviluppo prossimo, livello attuale e livello prossimo. Un bambino a scuola, un bambino di 7 anni ha una prestazione, quello è il livello attuale a 7 anni della prestazione. Vygotsky dice, io come insegnante posso introdurre degli strumenti, delle strategie in modo tale che quel bambino di 7 anni anticipi a 7 anni il livello successivo, il livello prossimo che raggiungerebbe a 8 anni. Quindi c'è un'anticipazione dovuta al contesto scolastico, al metodo di insegnamento, ma soprattutto, questa è la caratteristica a mio avviso fondamentale del pensiero vygotskiano, che è trascurata come caratteristica quando si parla di questo concetto, è il ricorso agli strumenti. Una scuola è valida, migliora, perfeziona il processo formativo di un bambino non solo perché ha degli insegnanti validi, si parte sempre dall'idea che l'insegnante sia valido, sia lì per svolgere appieno in modo ottimale il suo compito, però il migliore insegnante, se non ha a disposizione un contesto di strumenti, di materiali, di oggetti da mostrare, da fare usare al bambino, il migliore insegnante non può realizzare il progetto stesso. E l'area di sviluppo prossimo è stata studiata sia nel contesto scolastico, ma anche aspetto molto importante e complementare è il contesto del gioco, perché Vygotsky e i psicologi cosiddetti neo-vygotskiani oggi parlano di un'area di sviluppo prossimo relativamente al curriculum, a ciò che si deve apprendere nel contesto scolastico, ma parlano anche di un'area di sviluppo prossimo nel gioco, contesto nel quale si apprendono le regole della vita quotidiana, si interiorizzano i valori, le regole della società, la morale. Ecco, e più l'aspetto relativo al sociale e anche al politico, cioè al vivere nella società, che è ciò che si realizza nel gioco. E questa dimensione si integra con la dimensione più strettamente didattica o curricolare, che invece è propria della scuola. Vi sono sull'area di sviluppo prossimo, sia nella scuola che nel gioco, ormai numerosi studi, devo dire in Italia non così sviluppati come all'estero, ma in tutti i paesi dell'Europa del Nord, Finlandia, Germania, soprattutto Germania orientale, Danimarca, Svezia, Olanda, ecco, vi sono ormai decine di ricerche che vengono pubblicate in questo campo. Alcuni esempi di applicazione alla scuola di sviluppo prossimo? Sì. Non è semplice, perché potremmo avere in mente quello che viene detto normalmente nei manuali italiani, devo dire ormai francamente nei manuali di lingua inglese e stranieri non si trova più la formulazione seguente. L'area di sviluppo prossimo è quell'area, quella potenzialità che si realizza nella scuola grazie all'intervento, all'aiuto dell'insegnante, e finisce lì. No, prima si è già detto grazie all'aiuto, alla collaborazione dell'insegnante che ricorre agli strumenti, agli oggetti, a materiali. Ora, se facessimo un esempio, noi potremmo pensare di essere in un contesto tipicamente proprio della scuola occidentale, nella quale, ad esempio, l'apprendimento del concetto di materia, di energia, concetto di cellula, di materia vivente, pensiamo ai concetti scientifici che è più semplice
esemplificarli. Nella scuola russa, riformata negli anni 60, dopo l'adozione dei principi vygotskiani, e in scuole anche occidentali, scuole per esempio in California, nel Brasile, il concetto scientifico non è che viene presentato come una diapositiva, questo è il concetto scientifico di energia, di atomo, ma si cerca di realizzare situazioni pratiche, concrete. I bambini interagiscono tra di loro, interviene l'insegnante per arrivare a scoprire il concetto, a formarsi il concetto attraverso però delle attività pratiche, grazie anche all'ausilio di strumenti, può essere un microscopio, può essere anche il computer che permette di visualizzare gli atomi, per esempio permette di visualizzare il movimento degli astri, tutta una serie di fenomeni, però ecco, progettazione didattica che non è quella del rapporto insegnante-alunno con l'interfaccia eventualmente di un materiale didattico, libro, oggi le slides, eccetera. No, i bambini e l'insegnante cooperano insieme, è una comunità, spesso si dice una comunità di persone che apprende, che istruisce contemporaneamente, però attraverso la realizzazione di attività pratiche, concrete, attraverso le quali si arriva alla assimilazione di un concetto scientifico. E, ovviamente questo comporta una riformulazione dell'ambiente scolastico. Se io faccio l'esempio di alcune scuole nella California del Sud, che ho avuto modo di vedere, l'ho vista anche in altri paesi, per esempio in Olanda, in Finlandia, ovviamente poi in Russia e a Mosca c'è una scuola molto particolare che è un po' il modello, che non devo dimenticare di citare, la scuola numero 91 si chiama così a Mosca, che è vygotskiana, cioè i bambini sono intorno a un tavolo, sono in un laboratorio e lì man mano arrivano alla formulazione dei concetti, all'acquisizione anche della storia, ma fanno le battaglie, costruiscono dei solidi, per esempio la costruzione di un solido, come si fa anche nelle nostre scuole, di cartone, no? Costruite una piramide di cartone, allora ci sono dei bambini che procurano il materiale, lo tagliano, hanno le forbici, hanno il compasso, se per esempio un cono, devono fare la base circolare, tutte queste attività sono tra di loro integrate per realizzare poi il progetto finale. Attraverso la realizzazione del progetto si acquisiscono o si perfezionano le proprie conoscenze in materia. Questo, dicevo, l'ho visto anche nelle scuole della California del Sud, che sono scuole legate a un progetto di Michael Kohl, che fu uno dei principali psicologi nati nell'ambito della scuola vygotskiana a Mosca negli anni 60, e poi lui ha continuato a lavorare sia prima in Africa che poi in California, soprattutto con i bambini provenienti da paesi dell'America del Sud, dal Messico, che emigrano verso il nord, verso gli Stati Uniti, e che non possono essere inseriti nella tradizionale scuola americana. Cioè il bambino statunitense, figlio di genitori bianchi, messo in classe insieme al bambino che è arrivato da un mese dal Messico, come potremmo dire un bambino che arriva dalla Romania o dall'Albania o dall'Africa e viene messo in una scuola di Firenze o di Torino, è la stessa situazione, ed è la situazione che fu sperimentata non a caso da Vygotsky negli anni 30, quando i bambini venivano da nazionalità diverse, dall'Uzbekistan, dalla Georgia, da paesi baltici, e si trovavano nella stessa classe. Non era possibile presentare loro un programma standard, ma invece cooperando tra di loro, con provenienze diverse, con retroterra culturali diverse, però ognuno portava il suo contributo, e alla fine questa comunità, questa cooperazione portava a un perfezionamento per ciascuno di loro, e quindi in termini dell'area di sviluppo prossimo, il bambino maggiori carenze socioculturali migliorava rispetto a se stesso, il bambino che invece aveva dei vantaggi migliorava a se stesso, era un miglioramento, ma un miglioramento che nasceva da una comunità di apprendimento e istruzione.
Ecco, vi sono delle isole, io dico felici in questo campo, che però ecco, sono degli ottimi modelli. Sappiamo che non è facile realizzarli in modo diffuso in un paese come l'Italia, che ha tante difficoltà nella scuola, però comunque è un modello da tenere presente. L'uso del computer, chi ne avrebbe detto, Vigozzi? Ecco, l'uso del computer ovviamente nella teorizzazione vigozziana, ma anche neo-vigozziana, fino a 10 anni fa, 20 anni fa, il computer non aveva la presenza che ha nella vita quotidiana anche di un bambino di un anno. Ormai i bambini piccolissimi si portano davanti alla tastiera, cliccano e vedono apparire tutta una serie di immagini, suoni, eccetera. E nella impostazione neo-vigozziana, diciamo, più ortodossa, perché poi ci sono quelli, diciamo, un pochino più flessibili rispetto a internet, al computer, ma nella impostazione vigozziana quello che è importante è la presenza di più bambini e o adulti nel momento formativo, nel momento del gioco. Guai in questa visione ad avere il bambino e il computer. Cioè è un rapporto tra esseri viventi che si toccano, cioè toccano in senso metaforico, cioè si vedono, si guardano, si urtano, cioè c'è una presenza fisica, c'è una spazialità tra me e l'altro, c'è un avvicinamento, un allontanamento, ci sono, ecco, le bizze del bambino, il pianto, il riso, ecco, tutto viene vissuto concretamente, non è virtuale. Questo è sempre stato messo in evidenza proprio negli studi sul gioco di Vygotsky stesso e poi di tutti gli allievi di Vygotsky. Ci sono degli studi meravigliosi degli anni 80-90 sul gioco dei neo-vygotskiani che insistono su questa dimensione sociale, reale, concreta. Poi però che cosa succede? Cioè che arriva il computer, arriva internet, tutti i videogiochi e così via. Non ci si può nascondere di fronte alla realtà. Allora però, questo è un altro aspetto importante dell'impostazione vygotskiana, è, diciamo, una scelta tra virgolette politica. Noi dobbiamo decidere se il bambino deve stare solo davanti al computer e imparare a parlare, a scrivere, a leggere, a mangiare, a imparare i valori sociali, i valori morali, a fare la guerra, a fare la pace attraverso il computer, attraverso una comunità di persone. E questo non lo decide il computer, lo decidiamo noi. Ecco, e non a caso Vygotsky è stato l'esempio di uno psicologo impegnato nel sociale. Aveva cariche pubbliche, aveva cariche politiche. A differenza di Piaget, con il quale spesso è stato paragonato, non è che io personalmente ho antipatico Piaget, nessuno antipatico Piaget, un grandissimo, o Freud, sono grandissimi protagonisti della psicologia, però la differenza fondamentale è che Vygotsky si è interessato della crescita di individui in un contesto sociale, futuri cittadini di una comunità che hanno valori, hanno diritti e hanno doveri. Cioè la psicologia non è una dimensione astratta, non si parla di biologia, non si parla di astronomia o di fisica, cioè di conoscenze che poi vivono per conto loro indipendentemente dal contesto reale nel quale questa psicologia vive. Un bambino cresce in Africa, cresce in Italia, cresce in un'epoca diversa e si trova a vivere in un certo ambiente, a rispettare valori, a combattere imposizioni, a essere uomo o donna nel mondo. Ecco, questa è la dimensione pedagogica di Vygotsky e coloro che la condividono affermano: sostituire la presenza dell'adulto o di un coetaneo la costruzione della propria coscienza civile, morale, sociale, politica attraverso la presentazione di programmi via internet, via computer, che divengono poi lo standard normativo, perché questi programmi sono a loro volta stati costruiti da elementi che impongono questo standard. Ecco, questo è un punto critico. Punto critico che questa psicopedagogia vygotskiana già prevede, la prevedeva già negli anni 20,
30, e sulla quale ovviamente non c'è nemmeno più discussione tra coloro che aderiscono a questo progetto. Naturalmente invece c'è una discussione con i psicologi che ritengono che la loro scienza sia una scienza che può essere astratta rispetto a queste problematiche reali.